Il principe Carlo ha scoperto di avere una passione condivisa con un rifugiato siriano durante la sua visita in Cambria. Il principe di Galles si è recato ieri nel nord-ovest dell'Inghilterra mentre visitava la contea di Cambria. Durante la sua visita, il duca di Cornovaglia ha incontrato i rifugiati dalla Siria dilaniata dalla guerra e ha scoperto di avere una passione condivisa con uno di loro. Il principe ha parlato con due famiglie di rifugiati, entrambe stabilite in Cambria nel 2017, dopo aver incontrato agricoltori e imprenditori locali a Upton in the Forest. La casa di interesse storico-culturale di Igrado, che si trova vicino al villaggio di Skelton, ospita il presidente della Cambria Local Enterprise Partnership e l'ex eurodeputato conservatore Lord Richard Inglewood. La sua visita a Tebay Services ha visto anche l'erede apparente parlare con il direttore del negozio di fattoria Alan Roberts. Il signor Roberts ha rivelato che Charles era così interessato a tutto ciò che abbiamo fatto qui. Il principe ha parlato con due famiglie di rifugiati, entrambe stabilite in Cambria nel 2017, dopo aver incontrato agricoltori e imprenditori locali a Upton in the Forest. La casa di interesse storico-culturale di Igrado, che si trova vicino al villaggio di Skelton, ospita il presidente della Cambria Local Enterprise Partnership e l'ex eurodeputato conservatore Lord Richard Inglewood. La sua visita a Tebay Services ha visto anche l'erede apparente parlare con il direttore del negozio di fattoria Alan Roberts. Il signor Roberts ha rivelato che Charles era così interessato a tutto ciò che abbiamo fatto qui. E si scopre che il signor Moussa e il principe di Galles hanno entrambi una passione condivisa per il giardinaggio. Il signor Moussa mantiene ancora un'assegnazione, secondo la BBC. Il principe Carlo ha raccontato a BBC Radio 4 la sua passione per il giardinaggio da bambino. Ha detto: "Mia sorella ed io avevamo un piccolo orto sul retro di un confine da qualche parte.